Ragazzi, ciao ragazzi, allora stasera video outfit, è venerdì sera, sto per uscire con il mio fidanzato dopo quasi una settimana che non ci vediamo, siamo in tesi time tutte e due, abbastanza stressati, lo si legge anche dai miei capelli e ho cercato di arrotolare le due ciocche avanti, ma il caldo e lo stress non me lo permettono, quindi stasera si va così, anzi porto anche il pinzettone che se ho caldo me li impizzetto, non si può sentir dire. Comunque, bando alle ciance, quindi capelli più naturali di così se more. Accessori, cuore a metà e fedina, poi orologio classico, cioè abbastanza classico, con maglia in acciaio e quadrante rettangolare molto carino della Deni. Mi fu regalato, quindi c'è anche un brillantino che segna le ore 12, è adorabile. A questa mano ho messo due anelli, al pollice ho messo un anello fascia e al medio un cavallino, vediamo se si riesce a vedere, forse così, un cavallino arrotolato su se stesso. E al collo un ciondolo a forma di come si chiama? Gondola con gondoliere. Cioè, sono stata pure a Venezia e me la sono dimenticata di portare. Vabbè. Allora, su ho deciso di mettere un top semplice di questo bel rosa intenso. L'unica particolarità che ha il bordino in pizzo. Quindi ho deciso di sovrapporlo a una maglia larga, corta, con la mezza manichina e ha dei jeans stretti. Oddio, ora mi accappotto, sì, sono stretti, si vedono. Così per giocare con... volevo vestirmi in tuta black, sinceramente, mettere solo le scarpe colorate. Però ho pensato, oddio, un'altra volta è tuta black. No, mettiamo qualcosa di colorato. E ho pensato a questa striscia bella e intensa che si nota. Io per esempio ora mi sto guardando dall'anteprima, vedo una figura nera che aleggia e questa striscia fucsia rosa intensa mi piace un sacco, è troppo carino. Quindi così più o meno è l'outfit per stasera. Ai piedi ho deciso di indossare queste scarpe rosa cipria, molto delicate, completamente aperte, con un bel tacco alto e anche la zeppa. Non sono comodissime, però sono troppo carine, con questo bel incrocio sulla punta. E come borsa la mia solita nera di Sarah Chaul, sempre per la stessa filosofia, è di una grandezza media, a me piace tantissimo, finché non si distrugge, sarà la mia fedele compagna. Però che intercambio con quella di Jennifer Lopez che vi ho mostrato in un video acquisti, se non sbaglio. Se mi ricordo, vi lascio a nulla che ve la faccio vedere, perché pure quella è carina. Però l'unica differenza tra questa e l'altra è che questa ha dei richiami in grigio argento e quella in d'oro. Quindi se metto gli accessori dorati metto quella, altrimenti metto questa. A me non posso fare questo cambio. Stasera ho deciso... non succede mai in vita mia che la porterò a gomito, non so perché, ma mi veniva così stasera, forse per continuare il tuta black, non lo so. Ogni tanto le pazzie, sai, il caldo dalla testa, lo studio dalla testa, gli stress danno la testa. Comunque questo è l'outfit per stasera, spero di avervi dato qualche piccolo input, qualche piccolo suggerimento per i vostri outfit. Vi mando un vostro bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi!